Ladies and gentlemen, oh young people, this is Showtime, belle case, belle mie schede al canale, abbonate al canale Profit, se vi piace quello di come le vai dal canale, è un momento della democrazia, è come la poca faziosità della Gazzetta dello Sport, vi lascio fare come pare, dai, regà! Si ritorna a cantare tutti insieme, abbracciati, ai brividi, i brividi, i brividi. Ritorna a casa, cioè io poi parto, sarà forse una delle mie ultime partite di quest'anno all'Olimpico e sarò contento di vedere Sinisa nonostante tutto. Onore a un guerriero vero, perché lui è un guerriero e sarò contento di abbracciare i miei amici e di poter far valere il mio abbonamento in Curva Nord. La partita, ragazzi, forse tra le big è una delle più difficili, perché comunque il Bologna ha vinto sprecando tanto in Coppa Italia. Noi veniamo un po' affannati. Non è che sono preoccupato, sì, no, sono preoccupato come al solito, vi ricordate, sono sempre io quello negativo, tutto il resto, sbarra, bam, bam, bam. Perché dalle amichevoli non siamo sembrati estremamente pimpanti, così come dire, spumeggianti come le altre davanti a noi. Comunque, tanto, leggendo tutti i vari articoli e ascoltando anche i youtuber delle altre squadre, in generale tutte, non capisco perché noi siamo a giocare questo campionato, tanto siamo arrivati ottavi come al solito, noni, anche settimi, tra settimo e quattordicesimo posto, quindi la faziosità, sì, ho parlato di faziosità della Gazzetta non per qualche motivo in particolare, ma perché hanno fatto la prima pagina non contenti, hanno messo il tricolore al contrario, giornalista terrorista, ma hanno parlato dei tantissimi gol della Serie A, una marea di gol, un mare di gol, però si sono scordati di mettere il capocannoniere, l'unico italiano a essere stato capocannoniere 4 volte in Serie A, però meglio, meglio. Poi, tanto, vi dico che o giochiamo a fa' sto campionato noi. Se guardate, leggete, capite. Però io sono contento, ma soprattutto sono contento di, appunto, di essere domani a Ponte Milvio ad abbracciarvi, a salutarvi, perché poi si torna in quel di New York, si ritorna al Lazio Club, i ragazzi comunque saranno presenti, mi mancano loro, ma poi mi mancherà la Nord, mi mancherà No Bullshit, mi mancherà tutti, mi mancherete tutti. Sono stati 7 mesi lunghi, quindi vabbè, se no poi dopo E niente, ci sentiamo domani. Comprate i biglietti, venite a strillare, venite a cantare, venite a ballare. È una festa. Mo lasciamo fuori le polemiche e comunque vada, non iniziamo a rompere le palle. Da una, come in qualsiasi modo possa andare. Se va bene, ma l'ho detto, Laziali tristi, ma avevo detto. Eppure se andrà male, che può anche andare male. Ecco, ma avevo detto che l'avevo in un momento dove non la democrazia, il mondo è una merda, proviamo a godersi qualche cosa. Madonna, pensiamo a noi, godiamo a noi. Niente, però vabbè, vi voglio bene. Ci vedremo domani a Ponte Milvio. Ricordatevi che ne volamo in quanto aquile volano gli altri.